L'imperativo del Pineto cancellare il pesantissimo rovescio interno di una settimana fa col Carpi al mazzo di Ferrara. Tisci deve rinunciare a Schirone in panchina per onor di firma. Pellegrino mezzala davanti Shakir e Bruzzaniti a supporto di Gambale. Spal a specchio, Dorazio mezzala in attacco, Bidawi, Antenucci, Rao, arbitra Aldi della sezione di Lanciano. Al quinto, transizione dei padroni di casa, Pineto scoperto, Rao innesca Bidawi che allarga troppo il compasso. Prima chance della partita. L'11 di Ivan Tisci risponde subito. Chiara opportunità per Gambale, destro al volo, deviazione salvifica di Bassoli. Al 15esimo, altro squillo, Shakir tra i più attivi si coordina, palla di un soffio al lato. Passano 6 minuti, Pineto di nuovo pericoloso, pezzo di bravura di Bruzzaniti, destro a giro, grande risposta di Galeotti. 37esimo, primo cambio forzato, Pellegrino costretto alla resa, problema alla spalla, entra Giulio Nebuloso, classe 2007, 17 anni compiuti a settembre, al debutto tra i professionisti. 43esimo, Pineto ancora ad un passo dall'avvantaggio, grande giocata di Asio Osmanovic che arma il destro, Galeotti sventa ma l'italo montenegrino ignora Gambale, tutto solo in area, rete tuttavia rimandata di pochissimi secondi, schema sul corner seguente, Lombardi, Asio Osmanovic, Bruzzaniti, palla sul secondo palo, completamente dimenticato Nebuloso che di testa la sblocca, incredulo il 17enne scuola Lazio che trova il gol all'esordio 8 minuti dopo il suo ingresso in campo. 1-0 Pineto, in pieno recupero a dir poco eccessiva la decisione dell'arbitro abruzzese Aldi della sezione di Lanciano che estrae il rosso per questo intervento da tergo neanche a gamba alta di Shakir su Mignanelli. Pineto in 10, ripresa, passa un solo minuto, Tonti dice no a Mignanelli, prodromi del pareggio, calcio d'angolo, testa di Bassoli, gran riflesso di Tonti su Bidawi e tapin dello stesso calciatore marocchino. Al 56esimo il gol del sorpasso Stenz, in calce la firma del quarantenne Mirko Antenucci, bravissimo a sfruttare il movimento di Dorazio che porta via in grosso, sinistro di giustezza, nulla da fare per Tonti, 2-1 Spal per l'attaccante cresciuto nel Giulianova, quinto centro in campionato, Amadio e Fabrizi per Lombardi e Gambale. 69esimo, infrazione su Borsoi e secondo giallo per Bidawi, già ammonito nel primo tempo, dunque in 10 anche la Spal che però è in vantaggio per 2-1, il Pineto riprende fiducia, minuto 81, cross di Asio Osmanovic, testa di Fabrizi, super parata di Galeotti al debutto in questa stagione, 6 minuti di recupero, non accade altro, finisce 2-1, KO senza dubbio immeritato.